La neurochirurgia negli ultimi 20 anni ha conosciuto delle evoluzioni molto significative e questo è molto vero per quanto riguarda la chirurgia spinale. La chirurgia spinale al giorno d'oggi è diventata una chirurgia sempre meno invasiva, è una chirurgia che ci permette, grazie all'ausilio di nuove tecnologie, di intervenire in modo molto focale, in modo molto preciso. Per trattare, ecco, problematiche a livello spinale. Per esempio, quando ci sono delle ernie del disco o delle compressioni a livello delle radici nervose, che vediamo in questo modello, e quando queste sono situate, diciamo così, in un punto determinato della colonna, siamo in grado, con delle metodiche di imaging, di fare diagnosi molto più precoci rispetto al passato. E con metodiche mini-invasive, che quindi non comportano un trauma muscolare durante la chirurgia, possiamo accedere, ecco, a territori molto ristretti della colonna vertebrale e decomprimere, per esempio, un nervo che è in sofferenza o che sta causando un dolore al paziente. In chirurgia spinale, al giorno d'oggi, è piccolo, piccolissimo taglio o assenza di taglio uguale grande chirurgo, questo è sempre più vero. Crediamo molto qui al Civico nella chirurgia mini-invasiva, crediamo molto nelle nuove tecnologie, siamo stati il primo centro in Svizzera ad avere a disposizione una TAC mobile intraoperatoria per eseguire interventi di chirurgia spinale e questo ci ha permesso da qualche anno a questa parte di ridurre notevolmente i rischi, ecco, associati a questo tipo di chirurgia. La maggior parte degli interventi spinali non sono urgenti. Per cui possono essere pianificati. Ci sono delle situazioni invece in cui siamo obbligati a intervenire in urgenza e questo riguarda soprattutto i traumi, le fratture e le condizioni nelle quali c'è un deficit neurologico progressivo in tempi rapidi. In queste situazioni le evidenze recenti ci dicono che un intervento precoce aiuta il paziente a recuperare più rapidamente e previene ulteriori danni. Sono la minoranza dei casi, ma devono essere affrontati nei tempi giusti. Ecco, l'importante è intervenire in ogni paziente nei tempi e nei modi corretti. Qui in Ticino attualmente siamo in grado di fare questo. Abbiamo un'unità spinale che è stata creata da un anno, è un'unità multidisciplinare nella quale lavoriamo insieme a colleghi neuroradiologi, colleghi anestesisti, a fisioterapisti, a fisiatri, e possiamo quindi prendere in carico i singoli casi scegliendo il trattamento più corretto per il problema che il paziente o il medico curante ci sottopone. La nostra popolazione qui in Ticino è in larga parte costituita da pazienti sopra i 60 anni, è una fascia d'età particolare perché abbiamo sempre più pazienti appunto anziani che però sono pazienti attivi, sono pazienti sportivi, sono pazienti che hanno dei muscoli in ottime condizioni e quindi che si muovono e quindi muovendosi usano la colonna vertebrale. Sono pazienti quindi che hanno dei sintomi. Possiamo in questi pazienti a giorno d'oggi offrire tecniche di cura, anche chirurgiche, efficaci. L'importante è intervenire nei tempi e nei modi corretti, il che vuol dire che non bisogna considerare la chirurgia spinale come l'ultima spiaggia. Nella maggior parte dei casi è utile, ecco, consultarci per sapere se con metodiche chirurgiche poco invasive si può risolvere un problema che è un grosso problema. Quindi spesso la chirurgia è una soluzione rapida ed efficace in pazienti che magari hanno già eseguito trattamenti fisioterapici o di altro tipo per molti mesi. Ovviamente non è l'unica soluzione, ci sono nella maggior parte dei casi le metodiche non chirurgiche funzionano molto bene, però è importante quando c'è l'indicazione, è importante intervenire nei tempi corretti.